Che ci siano i ratti e i topi a New York, io spero che questo lo sappiano tutti, che uno ne sia consapevole e che non ci rimanga male quando viene qua, eh? Ci stanno ovunque e soprattutto nella metropolitana, che presumo per ragioni di munnezza varia prediligono particolarmente. Ah, se quello che faccio, i video di pubblico vi garbano, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un commento, ma anche se non vi garba, lasciate un commento uguale, a me sta a ragionare mi garba. Da bravo fiorentino, la polemica alla di casa. Non a parlare comunque dei ratti in carne e ossa che si trovano a New York, bensì di un altro tipo di rattone che ho trovato l'altro giorno per le strade, che è una cosa che è una cosa un po' particolare. Ci sta un ratto gigante parcheggiato con il culo sopra un pick-up, messo, presumo, in maniera programmata davanti a un certo negozio. È una cosa interessantissima. Il ratto in questione viene montato lì dai sindacati dei lavoratori nelle costruzioni per indicare un ambiente di lavoro o malsano, o dove in pratica chi ha dato il lavoro non si è comportato in maniera valida, ha fatto qualche sgarro marcio. Una roba ganzissima, ed è tipo che va avanti da tipo 30 anni, una cosa di genere. Allora, il rattone in questione viene anche utilizzato per protestare contro quelle aziende che utilizzano lavoratori non iscritti ai sindacati. La qualcosa non mi sembra molto, molto ganza, mettiamola così, perché c'è uno che per forza di cose deve far parte di un sindacato. Non ho ben capito questa cosa. Cioè, se ci sono pratiche malsane, se la gente si comporta male, è un conto. Comunque, se uno non si vuole iscrivere a un sindacato, ragazzi, che vuoi che sia? Dove sta il problema? Non ho capito. Che poi mi chiedo, questi pupazzoni di plasticoni, chi è che ci sta dietro? Chi è che li produce? Cioè, ci sarà un'azienda, no? Ci sarà qualcuno che lo fa per lavoro? Cioè, il tuo lavoro è progettare e costruire pupazzoni di plastica dalle fattezze abbastanza schifose. Che lavoro ganzissimo, bello! Detto questo, non è una particolarità solo di New York, ma ci sta anche in altre città americane. E ovviamente hanno cercato di toglierlo di mezzo adducendo varie storie legali, che non va bene di qua, non va bene di là. È un metodo di protestare abbastanza elegante, direi, devo dire. Pausa pranzo terminata, salutiamo il ratto che è là da qualche parte, me lo son perso, e festa finita, alla prossima. Pranzo il rattone. Ma che poi non fanno mica solo i rattoni giganti, c'hanno tutta una gamma ampissima di bestiacce più o meno orride. Che business strano.